Buongiorno Giulia. Benvenuta, bentornata. Buongiorno, ciao. Bentornata, noi ci siamo sentite l'ultima volta per l'acqua del lago Non è mai dolce, giusto? Sì, sì, direi di sì. Sì, sono passati sì, sì. 3 anni? No, 2. Sì, 3 anni e mezzo. Accidenti. Quando ci si diverte, quando ci si è, passa. Veramente. Allora, questa tua prima scelta, Insomnia, come mai? Allora, questa è una canzone che a me piace moltissimo e secondo me si adatta bene a Loris, il protagonista del male che non c'è, perché appunto racconta la difficoltà del prendere sonno, i pensieri che continuano a vorticarti nella testa, un po' ti perseguitano e quindi essendo lui un personaggio che passa molto tempo a rimuginare su se stesso, a non dormire, a stare male per le proprie paturnie, questa canzone mi sembrava adeguata. Tra l'altro lo ripete ossessivamente, insomnia, no. Ma più che altro, ma quando, ma dormiremo mai? Ma insomma, dormiremo mai? Esatto, esatto. Il dubbio viene. Stiamo parlando del Male che non c'è, pubblicato da Bompiani, che è appunto il tuo nuovo romanzo. Il protagonista, l'ho già citato, è Loris, questo ragazzo trentenne, dalla vita molto ordinaria rispetto a quella che è la nostra generazione, cioè una vita in cui il lavoro è difficile, difficile diciamo da mantenere, difficile diciamo che abbia una forma decente che possa mantenere in maniera decente. Lui, da chiamare lavoro proprio. Esatto, lui si occupa di editoria, lavora nell'ambito dell'editoria, in realtà fa lo stagista spesso anche con mansioni un po' così meno alte di quella che si aspetterebbe e soprattutto ha un grosso problema con il proprio corpo, nel senso che percepisce continuamente dei malanni, è convinto di avere un qualcosa di grande che lo sta consumando dall'interno, ma non riesce a dargli un nome e nessuno gli dà un nome, perché poi questa cosa non si capisce se c'è o non c'è. E, sentivo in un'intervista recentemente che tu parlavi di una sorta di filo conduttore attraverso la negazione che viene direttamente da il lago, l'acqua del lago non è mai dolce. Mi racconti un po' questa cosa, poi entriamo nello specifico. Sì, entrambi i libri sicuramente hanno questo non nel titolo, che però credo faccia parte anche della costruzione dei personaggi. Da una parte Gaia, la protagonista dell'acqua del lago non è mai dolce, vive questa negazione come la sua impossibilità a possedere una serie di oggetti, cose materiali che invece i suoi coetanei hanno, e quindi si sente per questo un'alterità rispetto agli altri e alle altre, e, mentre invece Loris vive questo non come appunto la negazione, il non riconoscimento da parte degli altri di quello che lui percepisce, di quello che lui sente, del suo malessere, un malessere che sembra invisibile, sembra non esistere perché strumentalmente non è misurabile, che però lui invece percepisce fortissimo. E quindi insomma questa, diciamo, sono i primi due libri di quella che è un'ipotesi di una trilogia sulla negazione, e però si declina la negazione in due modi diversi nei due romanzi. E una caratteristica, diciamo, di Loris e del suo rapporto con questo suo male è la ricerca continua di validazione, che è un po' anche una sua caratteristica nella vita, no? Come forse è anche un po' tipico della generazione che rappresenta, cioè quella di voler trovare un posto nel mondo anche magari attraverso il male, cioè anche qualcuno che gli dica che effettivamente è quello che pensa di essere oppure ha quello che pensa di avere. E anche attraverso appunto il cercare online i sintomi, no? Che è un grande, diciamo, classico delle forme ipocondriache e che appunto internet ha peggiorato in maniera esponenziale, ovviamente, però anche quella è una forma di validazione, una forma di consenso in fondo. E mi racconti un po' come mai hai scelto questa strada? Sì, esatto. Loris è alla ricerca di capire chi è. Questo lo avvicina molto anche alla figura di Gaia, quindi la protagonista del libro precedente, come dicevamo prima. E lui è un po' in un periodo di vuoto di senso, cioè in cui dopo che ha studiato ha iniziato a cercare lavoro nei campi che gli sembravano più adatti a lui,
però non sta riuscendo, cioè gli sembra di girare a vuoto, gli sembra di non venire mai riconosciuto, di non approdare mai neanche all'inizio di qualcosa, ma sempre a situazioni talmente precarie da poter durare un paio di mesi e non permettergli di guardare oltre. E quindi è in questo spazio in cui non sa lui stesso chi è, fa fatica a riconnettersi a alcune cose che gli sono appartenute prima di questa crisi, e quindi anche solo essere convalidato, riconosciuto, capito per il suo malessere potrebbe dargli un sollievo. Per assurdo, e questa era una cosa che io volevo far emergere, quando si soffre di ipocondria, a volte si ha come la ci si avrebbe la necessità di trovare una causa reale Certo. al proprio malessere, perché da una parte si ha il terrore di trovarla, perché si ha il terrore di scoprire una malattia, però dall'altro lato si sente quasi la necessità di avere a un certo punto il riconoscimento di una patologia, perché quello vuol dire avere una classificazione, in qualche modo avere anche la speranza quindi di essere curato. Certo, e un aspetto che credo tu abbia curato molto nel racconto insomma, della vicenda di Loris è quello del linguaggio legato proprio a questo corpo e a questo dolore. C'è un'infinità di parole, di termini per descrivere, per cercare di catturare, no? Questo dolore che non trova, che è difficile da catturare a partire dalla prima metafora dell'uovo, ma ce ne sono molti altri. Cioè, sembra che tu abbia veramente tanto fatto un laborlime sul linguaggio e sul cercare diversi modi, come se effettivamente volessi seguire l'arrovellarsi di Loris rispetto a questa ricerca, perché se una cosa so nominarla, forse posso anche gestirla. Sì, ho cercato di fare un lavoro più stratificato possibile per raccontare questo dolore, questo male, questa sensazione di non controllare più il proprio corpo, perché il corpo manda dei segnali incomprensibili. E però, ecco, come raccontare il dolore? Ci sono tante forme di dolore, tante variazioni, dipende dal corpo che lo sente, dipende dalle circostanze, quindi ho cercato più volte di rendere anche materiche il tipo di sensazioni dolorose che Loris percepisce, per provare a far capire al lettore, alla lettrice, come queste assumono una presenza fisica, queste sensazioni. Ho provato a fare questo lavoro abbastanza certosino che riguarda il linguaggio, anche per non renderlo invece dall'altro lato, non sbrodolare, insomma, non renderlo esagerato, renderlo duro, però non renderlo melodrammatico, ecco, cercando sempre di mantenere in questo, provare a mantenere un equilibrio. Diciamo, la persona di Loris si racconta non solo attraverso Loris stesso, ma anche attraverso le relazioni che ha con gli altri personaggi, ovviamente come sempre succede, e le sue relazioni con gli altri sono sempre un po' diciamo di confronto diretto e di anche paradossi e differenze enormi a partire dalla sua ragazza, diciamo tra virgolette, perché il rapporto sta scemando praticamente, che Jo, che ha fatto delle scelte lavorative completamente diverse dalle sue e ha un approccio alla vita totalmente, diciamo, attivo, no? Rispetto anche alle cose, diversamente da Loris. Poi c'è la sua famiglia che non comprende, come molte delle famiglie, devo dire, dei trentenni, che ancora, soprattutto dei trentenni che lavorano in ambito culturale, che ancora cercano di capire dove vada a parare la vita dei propri figli senza rendersi conto che non è tanto il proprio figlio il problema, quanto il mondo che circonda il figlio stesso, che è cambiato un attimino rispetto ai loro tempi. Comunque, vabbè, questa parentesi personale, Cheat cheat personale. personale, esatto. E come hai costruito i personaggi che ruotano attorno a Loris? Che tipo di diciamo, sostegno da un certo punto di vista danno alla sua storia? Allora, i personaggi sono, da una parte c'è Joe, che è la sua fidanzata, loro si sono conosciuti che erano adolescenti, quindi sono molti anni che portano avanti questa relazione, che però ha subito ultimamente degli scossoni
profondi, perché Loris è entrato in crisi e invece Joe ha preso ad avere dei comportamenti completamente dissimili dai suoi, cioè fino a un certo punto i loro caratteri diversi si erano compensati, avevano funzionato nella relazione affettiva, poi da quando Loris è diventato sempre più nevrotico, per Joe è praticamente impossibile sostenerlo, nel senso che Joe invece è una ragazza molto attiva, è una ragazza che lavora in un ufficio, non le interessa particolarmente quel lavoro, però le risulta adatto per poter invece mantenere le sue passioni, quindi ha un'idea di lavoro anche molto diversa da quella di Loris. Quindi da una parte c'è questo rapporto che si sta sgretolando, Loris non riesce a salvare, dall'altro altri personaggi importanti ovviamente nel presente di Loris sono i genitori, quindi c'è la madre che sin da quando era bambino è stata molto apprensiva e quindi in qualche modo ha abituato anche Loris all'ansia, ad avere l'ansia per le preoccupazioni, a premeditare i possibili pericoli, i possibili catastrofi appunto, e provare ad anticiparle sempre. E dall'altro c'è il padre che invece è proprio scocciato dalla condizione del figlio, nel senso che si aspetterebbe da lui una certa solidità, poi è un figlio maschio, quindi io volevo cercare di sottolineare ancora di più quanto da lui si pretenda rispetto al tema del mondo del lavoro. E quindi avere un figlio maschio che non ha una posizione, che non ha un'idea del futuro, ma deve chiedere aiuto al padre per pagarsi l'affitto, è che è una cosa che il padre non sopporta e che in Loris genera un grandissimo senso di colpa, senso di infantilizzazione, ma anche proprio di fallimento personale. Pensavo a un altro dettaglio, che in realtà dettaglio non è, che riguarda Loris, il fatto che da bambino cercassero di impedirgli di leggere troppo, che è una cosa sulla quale ho riflettuto molto, anche rispetto a quella che è invece il comportamento opposto, no? Che a volte hanno alcune famiglie preoccupate invece della mancanza di sprono alla lettura. Come mai hai inserito questo dettaglio? E quindi a questo punto qual è il rapporto di Loris anche con le storie? Sì, Loris è un iperlettore, nel senso che quando è bambino soffre di iperlessia, che è una condizione per cui si ha questa necessità spasmodica di leggere, che però può portare anche porta ad avere in qualche modo a distaccarsi dalla realtà e nei bambini può portare a non dormire la notte, non ascoltare a scuola quello che viene detto dalle maestre, perché è una lettura compulsiva che porta a leggere anche cose che non sono libri per forza, possono essere cartelloni, possono essere etichette, possono essere, noi siamo circondati da parole, da frasi senza rendercene conto, e perché per noi, a noi passano inosservate, per un iperlettore, soprattutto bambino poco consapevole, invece ci si distrae seguendo tutte queste lettere, queste parole. Quindi lui parte da un rapporto strettissimo proprio con le storie, in cui si butta fino a notte fonda, però poi questo disturbo diventa evidente anche nella quotidianità, nel tempo della non lettura. E allora i genitori devono farla, se ne rendono conto, perché anche a scuola gli fanno notare questa cosa, e quindi lo portano da alcuni psicologi comportamentali che suggeriscono di levargli i libri, cioè quantomeno di farlo leggere, ma soltanto controllato insieme ai genitori. E volevo provare anche qui a istituire un paradosso, perché appunto un bambino che legge troppo e che viene fermato nella sua lettura, viene controllato, e tra l'altro poi un uomo, un giovane uomo, che della lettura vorrebbe fare il suo lavoro, eppure sembra non trovare il posto per poterlo fare, viene rigettato poi da quegli ambienti come il mondo dei libri che dovrebbero accoglierlo. Anche chi non ha letto il tuo libro, dalle parole che hai detto, tutte le prove, tutti gli elementi per avere la conferma che i tuoi personaggi sono assolutamente credibili, assolutamente strutturati, e appunto basti collegare la prima domanda con l'ultima risposta. Dove trova la conferma il personaggio ipocondriaco? In un mondo internet che è pieno di parole, ma è tutto il contrario di tutto, può trovare un sacco di cose. Ma perché parola non corrisponde a verità, ovviamente. È parola, è un segno, poi c'è tanto. Certo.
Una delle tante cose che succede in questa trasmissione è che alcune delle volte il calendario, la realtà, entra dentro l'intervista della settimana. È successo con l'11 settembre, la nostra prima puntata. Anche oggi è una ricorrenza, una di quelle, il giorno del, che lascia veramente il tempo che trova, ma che in questi cortocircuiti crea delle cose particolari, perché oggi, 2 ottobre, è la festa dei nonni. Quindi entro nel tuo libro, perché appunto se Loris è appunto un iperlettore, ma soprattutto ha bisogno di certezze, colui, la figura che lo porta un po' più dentro la terra, dentro la zolla, è il nonno. Mi puoi raccontare come hai costruito questo personaggio e magari se sei partita da altre fonti o altre esperienze? Mi sembra la festa adeguata al male che non c'è, perché effettivamente il nonno è poi la figura, una delle figure centrali. Io sono partita da mio nonno, quindi ho cercato di costruire la sua versione su carta, e sono partita dal suo soprannome di quando era bambino, che è proprio Tempesta, che è come viene chiamato il nonno nel romanzo. Tempesta è un uomo che ha viaggiato molto nella sua vita, che ovviamente ha avuto delle esperienze quindi completamente diverse da quelle di Loris. È anche un uomo che si è sempre dovuto arrabattare in qualche modo, ha sempre dovuto trovare la maniera per sopravvivere, ma anche per adattarsi alle situazioni in cui si trovava, come ha fatto anche mio nonno, che ha fatto tantissimi lavori. Lui è nato ad Asmara in Eritrea, poi ha vissuto in Etiopia, e questi ricordi della vita coloniale e postcoloniale un po' emergono nel corso del male che non c'è, e che creano un altrove anche avventuroso, ma anche insomma di possibili insegnamenti, un altrove anche doloroso, però che per nel confronto per Loris diventa ricco di possibili insegnamenti. E quindi Tempesta nella sua vecchiaia è un nonno, e ha con questo bambino un rapporto molto sincero, molto diretto, fatto di momenti di affetto che spesso sono legati alla terra, sono legati al piantare, a raccogliere i frutti, sono legati alla scoperta di come funzionano le piante, le stagioni, di quali fallimenti ci possono essere anche ovviamente nel tentare di coltivare frutta, verdura e quant'altro. In più è un allevatore di colombi, come è stato mio nonno, quindi io ho usato come fonte primaria proprio la vita anche un po' fuori dall'ordinario di mio nonno, che anche da anziano era sempre creativo, era sempre attivo, faceva tantissime cose. Io l'ho stimato moltissimo sempre per questo, e da lui ho costruito, sulla base insomma dei miei ricordi che ho di lui, ho costruito la figura di Tempesta. E concludiamo, così ci agganciamo anche alla tua seconda scelta musicale. La dimensione onirica e immaginifica di Loris è molto forte, così come lui sa trovare tanti nomi per le proprie malattie, sa anche immaginare tante cose, sogna tantissimo dà una forma quasi veramente reale a questo male, e paradossalmente, un po' come abbiamo detto a metà puntata rispetto alla figura del vampiro, è qualcosa che lo spaventa ma contemporaneamente lo rassicura, perché è un qualcosa che sente quasi vicino, tangibile, a questa catastrofe, questo essere che lui vede, che ogni tanto c'è, compare, che ha ogni volta la forma di quelli che sono i suoi pensieri, e ciò che sta guardando insomma attorno a sé in quel momento. Com'è nata quella figura? E a questo punto poi ci agganciamo anche alla scelta musicale. Beh, Catastrofe nasce con la voglia di inserire un personaggio tangibile, però invisibile dall'altro lato. Catastrofe è l'ossessione di Loris, quindi è l'ipocondria, è l'ansia e anche la depressione. È un personaggio mutaforma, quindi assume sembianze, caratteristiche sempre diverse ogni volta che Loris la incontra. Appare spesso nei momenti peggiori, del maggiore angoscia di Loris, e a volte
insinua sempre di più il dubbio del suo malessere, della possibilità della malattia del suo corpo, altre volte invece semplicemente accoglie il dolore di Loris. Devo dire che mi sono molto divertita per quanto possibile a scrivere il personaggio di Catastrofe, perché ogni volta mi sorprendevo anche io delle idee che mi venivano in mente sulla forma che lei poteva assumere nelle pagine, e rispetto alle varie emozioni di Loris, rispetto alle immagini che anche per lui poteva avere senso evocare in quei momenti di solitudine. Ecco, Catastrofe diventa in qualche maniera proprio anche una compagna per lui. E infatti il brano, l'ultimo brano che chiude questa chiacchierata con Giulia Caminito, è proprio Cara Catastrofe, delle luci della centrale elettrica. E devo dire che io non avevo pensato, nonostante le luci mi piacciono, mi piace anche questo brano, sentivo che c'era qualcosa nel nome che, oltre diciamo al termine ovviamente che esiste, ma nel nome qualcosa che mi risuonava familiare, ma non avevo fatto il collegamento, non so bene per quale motivo. C'è effettivamente un collegamento con questo brano? Sì, beh, c'è, perché è una delle mie canzoni preferite, e quindi quando mi è venuto in mente come chiamare, cioè dovevo dare un nome a questo essere, a questa visione, a questa persecuzione, a questa compagnia, e mi è venuta in mente Catastrofe, e poi ho pensato subito dopo alla canzone di Vasco Brondi, e mi sembra che insomma lì ovviamente la catastrofe di cui lui parla è una catastrofe più sociale, sì, anche politica, però in qualche modo individuale, e quindi mi sembrava che potesse essere adatta. Beh, d'altronde, a finire di raccontare il libro. D'altronde lui che ripete "ci fregano sempre", cioè Vasco Brondi è proprio un classico, diciamo, narratore della sua generazione su alcune cose, è riuscito secondo me a dare una forma molto appunto credibile e straziante, no? Alcune cose che tutti noi abbiamo sentito e quando abbiamo sbattuto, diciamo, la faccia contro la realtà, no? La società che ci circonda, almeno questa è un po' la sensazione che ho io quando sento le canzoni, devo dire soprattutto quelle dell'epoca delle luci della centrale elettrica. Non so se anche tu hai questa sensazione qua. Sì, infatti ci sono una serie di frasi nella canzone che proprio spiegano anche potrebbero spiegare tranquillamente le sensazioni di Loris verso il resto del mondo. Certo. Anche lui ha la sensazione di essere sempre fregato, la sensazione che ci sia una società che non ha nessun interesse verso di lui e verso le sue capacità, e che anche gli ambienti dove lui credeva di trovare spazio per le sue competenze sono delle fregature. Ecco, quindi devo dire che c'è una forte disillusione che viene raccontata da questa canzone, una disillusione generazionale, credo. Grazie mille a Giulia Caminito, abbiamo parlato di Il male che non c'è, pubblicato da Bonpiani, e grazie Giulia, sempre un grande piacere averti con noi. Grazie a voi, a presto. Ciao, è un piacere presto. Anche per me. Ciao, a presto.